Ciao a tutti ragazzi, qua Megozzo, benvenuti in questo nuovissimo video che, attenzione, non è, ve lo dico subito, un video classico normale che avete visto fino sul mio canale, perché faremo qualcosa che non avete l'idea. Io ci tengo a precisare una cosa: avete sicuramente letto dal titolo ciò che andremo a fare nel video di oggi. Ci sarà con me un amico che adesso vi presenterò. È una cosa importante, io sfido chiunque a smontare questo video se trovate qualcosa di fatto, programmato o già studiato prima. Perché siccome YouTube Italia è piena di questi video di merda, io ho deciso, ragazzi, di fare un video dove tutto è classico e normale. Quindi se trovate qualcosa, vi autorizzo a sputtanarmi, a fare tutto quello che volete, perché questo video sarà limpido e semplice, così come vedete la mia c***o di faccia in questo momento. Bene, allora, quindi, come detto, entreremo alle 3 di notte nel cimitero e passeremo una notte, più o meno, se si può dire così, qualche ora insieme a un amico che adesso vi presenterò, che farà alcune cose insieme a me. Ciao a tutti ragazzi, sono qui con mio caro amico Omega e stasera gli farò da guardia del corpo. Quindi ragazzi, come vedete, oggi c'ho una di guardia del corpo insieme a me. E adesso, visto che lui è un po' più grandicello di me, entreremo nel cimitero, ci racconterà velocemente qualche storia. Quindi se vuoi raccontare. Allora, circa 10 anni fa, quando bazzicavo ancora nelle superiori, quando lui era forse appena nato, non lo so, si diceva in giro che facevano un po' di rituali, sette, vabbè. E si dice che ancora qualcosa ci possa essere. Ma non perché lo dico io, perché lo dicono dei suoi amici. Spiega perché. Allora, perché hanno detto che ultimamente nel cimitero hanno visto delle persone girare intorno. Quindi adesso, come ho detto anche all'inizio, intorno o dentro? Cioè secondo me è proprio dentro. Cioè dentro, diciamo, intorno. Quindi vedete inizio video, ragazzi, questo non è un video programmato, non è un video dove vedrete cose che abbiamo già studiato prima. Siamo semplicemente io e lui si chiama Massimo, entreremo in cimitero e vedremo quello che troveremo. Sicuramente sì, ci sarà un custode, qualcuno, perché il cimitero non si lascia, cioè, abbandonato, cioè. Però ci sono altri ingressi. Ci sono altri ingressi, insomma. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, perché se nei commenti volete qualsiasi cosa, io e lui la facciamo. Raga, noi possiamo fare ciò che volete, possiamo andare dove vi pare. Tanto ormai io gli faccio da bodyguard. Raga, il tempo di GTA è finito. Noi possiamo andare adesso dove ci pare, ce lo dite voi però. Quindi nei commenti, ragazzi, scrivete tutti i posti che vorreste che noi andassimo. Sul Monte Everest, in un manicomio, dove volete. E senza niente di programmato, quindi vi aspettiamo. Allora ragazzi, come vedete, questa è l'entrata del cimitero, dove ci tengo a precisare che non siamo qui per usurpare alcun tipo di morto o altro, ma semplicemente dimostrarvi, perché ho fatto una scommessa con quel ragazzo lì che non sono né un fifone né a voi iscritti che mi avete chiesto, alcuni che alcuni di voi hanno richieste pazze di entrare nel cimitero. Comunque, come potete vedere, anche la mia bellissima iPhone X S Max, sono le 22:55, quindi che 22? Le 2? Cioè, sì, scusate sono ubriaco, sono quasi le 3 meno 5, per dimostrarvi che ragazzi, in questo video niente è programmato, niente è una cagata, ma soprattutto stiamo per entrare veramente qui nel cimitero, quindi vedete. Il cancello è chiuso, quindi other way. Esatto ragazzi, dalla che è totalmente buio, vai così. Scusate se non sentirete bene la voce, se non mi vedrete bene, ma ragazzi, siamo entrati in un cimitero che è totalmente buio e siamo cagati sotto quando siete cagati sotto voi, quindi cercate di capirci. Comunque cerco di fare il possibile nell'editing per rendervi il video una bomba. Quindi ora andiamo, che okay, faccio vedere che, cioè, io ste cose non le voglio fare. Io sono il signor ansia. Ste cose mi fa venire l'ansia. Ok, cioè, ragazzi, allora, come avevo detto, niente programmato, ripeto per la 100ª volta, ancora poi scritto e finto, tanto che c'è un cane che sta abbaiando dietro, abbiamo il cimitero, quindi ora entriamo. E ci tengo a precisare che non siamo qui per profanare o altro, è semplicemente una scommessa tra me e il mio amico, e anche per dimostrare un po' di coraggio che ci sta sempre, quindi. Anche perché secondo noi tutto ciò che dicono sono cazzate, nel senso. Esatto, cioè. Poi racconta pure quella storia del boia. Che dicono boia, che c'era il boia che si è tagliato una mano e non si sa il motivo, cioè il motivo è sconosciuto in realtà, quindi. Il boia sarebbe, mi sa, il vecchio custode. Il vecchio custode, sì, non il boia, vabbè. Comunque ora entriamo, ragazzi, quindi se siete pricciati lasciate un bel mi piace. Okay, ragazzi, come vedete, stiamo per entrare nel cimitero. Massimo, vuoi dire qualcosa prima di entrare? Ti proteggerò, non ti preoccupare. Ragazzi, lui è laureato. È laureato in cinture nere. È laureato a cintura nera, MMA, Muay Thai, sti cazzi, Naruto, che cazzo c'hai? La Kamehameha la sto prendendo, però insomma è laureato in tutto. Quindi è lui la mia guerra del corpo stasera, casomai esce qualcuno. No, lo pestiamo. È sicuro. Ok, ragazzi, voi non sapete, cioè io sono terrorizzato, cioè non frega niente se voi dite sta recitando. Io sono entrato qui veramente, sono cagato un botto, perché a me queste cose fanno da sempre paura un sacco. Così ci sono tutti i lumini intorno e sono cagato in mano. Come detto, sfido chiunque a sbugiardarmi in questo video, perché vedete, siamo io e Massimo che in questo momento mi sta riprendendo e sono seriamente cagato in mano. Quindi Massimo, vieni. Io ti giuro, sono cagato in sacco. L'abbiamo messa noi, c'è una scala qua, falla vedere, ragazzi.
Purtroppo non si vede benissimo, ma c'è una scala e non ce ne sta un'altra. Oddio, santo. Non si nota bene, si vede un corridoio vuoto. Io sono cagato in mano. Quindi ora, ragazzi, la nostra esplorazione procede. Oh, oddio, ragazzi, potremmo anche trovare il custode. Cioè, oh, oh. Spegni. Che cazzo è? Spegni. Oh, no, fra, non mi fa. Stai zitto. Abbiamo sentito un rumore. Vieni, vieni. Cazzo. Occhio là, non farti vedere. Oh, 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 oh. Spegni. Oh, che cazzo è? Spegni. Aspetta. Vedi quella luce? Oddio, che cazzo è? Oddio, ragazzi, sembra che ci sia qualcuno. Oddio, ragazzi, non si capisce se c'è qualcuno. Infatti non si vede. Cioè, noi lo vediamo. Tutto buio. Ci vediamo solo là. Oddio, che cazzo è? Sta spazzando. È una persona. È una persona. Sì. Oddio. Noi andiamocene. Aspetta, si è fermato. Andiamocene. Sto cagato addosso. Metti che quello chiama. Che cazzo fa? Oh, andiamo. Aspetta, stai fermo. Vediamo dove va. Ce n'è un altro lato. Ma non possiamo andare a vedere dove va. Si è girato. Che cazzo sta facendo? Ha iniziato a correre a casa. Cazzo, andiamocene. E il piano. Che se... Cazzo, noi sappiamo che cazzo è. Può essere un custode che è pazzo. Qualche malato di mente che mi spegni sto cazzo di cellulare che ci può vedere. Ma io sono cagato addosso e non vedo un cazzo. E lo so, se ci vede sono cazzi. Ok, ragazzi, c'era una cazzo di persona che stava spazzando. E andiamocene. Cagato addosso, andiamo. Possiamo pure beccarlo. Dai, che cazzo, non può essere un custode che si mette a correre in mezzo alla strada. Non mi frega niente. Siamo entrati. Ora ce ne andiamo, non me ne frega niente. Quindi è vero ciò che hanno detto, che c'è qualcuno. Sinceramente non me ne può fregare di meno. Voglio andare a dormire. Domani devo uscire video di GTA. Sono cagato addosso. Un po' malasca. Ok. Comunque questa strada non esce. Te lo vorrei ricordare. Oh cazzo. Non è il cazzo, porco. Ho sentito dei rumori proveniente da questa parte. E quel pazzo che di prima si è andato dall'altra parte. Qui non so perché c'è un nastro. Vai. Anche adesso. Ehi, vediamo questa e ce ne andiamo. Io sto cagato. Tu non ti addosso. Preoccupare. Sto cagato me. Addosso. Non so se si è sentito, ma noi l'abbiamo sentito. Fra, dove vai? Oddio, sto cagando. Abbiamo sentito dei rumori. Non sto scherzando. Sto cagato addosso in una maniera assurda. Andiamocene adesso. È chiuso. E può essere che veniva. Ok, ragazzi, oddio mio. Abbiamo sentito un rumore. Ora stiamo cercando di andarcene. Ci siamo andati da quella zona. E comunque il cimitero del mio paese è abbastanza grande. Sentite, io non so, cioè, sono scandalizzato quanto voi. Se ancora non ci credete, scusa Massimo, fai vedere qui dove siamo. Gira, guardate qui dove siamo. Senti, noi il rumore l'abbiamo sentito. Abbiamo visto che c'era qualcuno. Ragazzi, inquadra che ora è. Sono le 3:48, ragazzi. Stiamo già da un'ora quasi. Siamo già da un'ora e sono cagato addosso. Io sono cagato, cioè, veramente, forse non potrà sparire abbastanza, ma sono terrorizzato dentro. Ho caldo, sto sudando, me ne voglio andare. Ma quanto tempo dobbiamo stare ancora qui? Dobbiamo fare tutta la notte. Ma sei pazzo? Te mi fai vedere morto domani mattina. Vabbè, in ogni caso andiamocene, che qui mi inquieta un sacco. Andiamo via. Questa dovrebbe essere comunque una zona sicura, perché il tipo è andato dall'altro lato. In ogni caso andiamocene da qua. Però secondo me si può andare a vedere. Cazzo era? Che cazzo è? Andiamo verso il centro. Lo pestiamo. Cioè no, bugia. No, pestiamo? Ragazzi, non pestiamo nessuno. Lui a noi ci taglia, sì, un braccio. Vabbè, no, andiamo via di almeno per scoprire chi è. Dai, non puoi cacarti sotto. Sto cagato sotto, fra. Sto sudando. Guarda, sto sudando. Non ci credo, c'è la felpa. Stanno 38 gradi sto qua. Sto cagato addosso. Aspetta, aspetta. No, bugia, non era niente. E tu non devi fare queste cose. Che mi fai cagare ancora di più. Occhio che ci sono un sacco di mille piedi. È una cosa schifosa, ragazzi, che voi non potete letteralmente immaginare. Cioè io me ne voglio andare. Questo dice che devo passare tutta la notte. Tutta la fottuta notte qui dentro. Tu mi vuoi vedere morto. Ci sono 3000 mille piedi a terra. Che schifo. Siediti, se respira. No, non mi siedo sulla... No, siediti là. Ragazzi, baciati qua. Ragazzi, cioè io mi sento veramente male. Inquadrami un attimo. Oh, che c'è? Non togli la luce. Ma perché è acceso lì? Si sono sentiti rumori dalla vasta. Ancora questi cazzo. Andiamo via. Ma non sto scherzando. Scusa, vedi, ma che cazzo è là? No, Dove vai? Aspetta, vieni. Seguimi. Allora, ragazzi, Omega sta davvero cacato sotto. E
c'era un rumore, no. Era un tubo. Okay. Allora, ragazzi, siamo armati di torcia. Stiamo uscendo. Oh, oh raga. Oh, ma che cazzo? Da sopra, è da sopra. Da sopra. Andiamocene, andiamocene. Andiamo via. Bravi, non sappiamo. Possiamo. E da qua veniva. Che cazzo dici? Non lo so. Da dove veniva? Da qua vicino. Vabbè, andiamo via. Andiamocene. Seriamente? Sicuramente. Oddio. Poteva essere chiunque. Non amico. So se si vede, ma i miei capelli erano lavati e stirati. Ora sono tutti sudati e vanno ai cazzi loro perché sto cagato. Cioè, ma per uscire spegneremo sicuramente la luce. Sì, sì, questo si può vedere. Cioè, ragazzi, scusate, ma già sai quello che abbiamo fatto, quindi. No, sarà stato. Non lo so. Vabbè, ragazzi, pensate. Che se spenta la luce. Si vede in giro. C'è un cazzo. Vieni qua. Guarda, ma vedi così, guarda. Sì, metti che sta qualcuno. Vabbè, una scala di merda. Vai, andiamocene ora. Sì, ma spegni la luce che da qua si vede giù. Andiamocene adesso. Allora, Omega sta davvero cacato. Avete risentito il rumore? Non so se si sente, ma si sente bassissimo. È un rumore di una fognatura qua. Allora, stavamo al piano di giù e veniva da sopra. Stiamo al piano di sopra e viene da giù. Andiamocene. Viene dal pavimento e sicuramente sarà una valvola di sfogo del gas. Ok ragazzi, allora siamo arrivati all'entrata del cimitero dove stavamo prima. Sono che c'è una caga addosso. Meno male che c'è questa piccola croce che illumina dietro, perché sto veramente cagato addosso. Abbiamo sentito rumori. Voi direte sì sì, rumori. Intanto era un tubo, meno vabbè, male. Abbiamo capito che così era. Era un tubo, per fortuna. E estremamente, sinceramente, cagati addosso. Quindi noi adesso ce ne andiamo. Il fatto sta, ragazzi, che adesso noi stiamo per uscire, ma abbiamo sentito dei fottuti rumori di gente che camminava, cioè qualcosa non avevo sentito. Allora ragazzi, la cosa più inquietante di sta cosa che adesso ce ne andiamo, perché sono seriamente cagata addosso, è che si vedeva una luce quando abbiamo provato a scavalcare, tipo un rumore di una scopa, tipo sembrava così. Sì, cioè veramente qualcosa. Non mi interessa, non voglio sapere chi era, cosa stava facendo. Stava facendo uno sputino, mi interessa. In ogni caso, ragazzi, sì, comunque c'era qualcuno sicuramente. Cioè, cioè qualcuno era qualcuno. Io voglio non concludere, so chi me ne voglio andare. Che ore sono? Fammi vedere che ore sono. Sono, fai vedere, guarda, sono le 4:21. Sono 2 ore e mezza. Cioè, ragazzi, io direi che può bastare così, anche perché noi ci vediamo l'alba al cimitero. E se era veramente un custode, cioè veramente il custode c'è per la porta. No, dice, che ciao. Cazzo, non poteva essere custode. Cioè, ma tu hai sentito pure quando si è messo a correre, cioè. No. Fra, senti, a me non me ne frega niente. Io, ragazzi, lo. Secondo me è vero ciò che hanno detto i tuoi amici, che viene qualcuno. Senti, io ti ho detto che me ne voglio andare. Da qua mi fai fare sta conclusione? Sto cagato addosso, ragazzi. Me ne voglio andare. Allora, in ogni caso, ragazzi, siamo entrati veramente. Abbiamo fatto quello che forse in pochi non abbiamo fatto. E l'abbiamo fatto soprattutto senza fare roba finta e programmata. Quindi una cosa che vale la pena spolliciare, e iscrivetevi al canale. Quindi mi raccomando, ragazzi, un bel mi piace, iscrivetevi nei commenti, io e Massimo. Potete consigliarci tutto quello che volete, andare in una foresta, andare dove vi pare, perché qui nelle nostre zone abbiamo di tutto, città, manicomi, tutto quello che vi pare, quindi dipende solo da voi. Io vi dico una cosa, ragazzi, per questo video è tutto. Spero seriamente che il video vi sia piaciuto. Qua è Omegozzo e ci becchiamo al prossimo video.